Renzi l'ha difeso fino a ieri, poi dopo l'assalto del Papa, che è una prima nella storia, neanche Renzi è riuscito a difenderlo. Però pensiamo a Crocetta in Sicilia, pensiamo alla Calabria, pensiamo a Pisapia che si è già arreso a Milano, pensiamo al malgoverno di Bologna. C'è il PD che fino a che può fare promesse e raccontare bugie a livello nazionale può andare avanti nei sondaggi, ma a livello locale è un disastro per le città che amministra. Quindi il primo responsabile della sconfitta di Marino è Renzi, non altri nomi.